No. Passerà. Trario. Sali tu, passa, io le metto lì. Pure in mezzo. In mezzo tra le piastrelle. Buongiorno dalla cascina. Allora, sono passati un bel po' di giorni dall'ultimo video, ma anche dalle clip che avete visto in precedenza. Mi sono presa una pausa? No. Sono tornata definitivamente? No. È un periodo di cui magari quando sarò un pochino più tranquilla e serena vi parlerò. Al momento è un periodo così, è un periodo che non ho appunto programmi prestabiliti, non ho idea di no, per il lunedì e il venerdì devo avere i video, perché è davvero un momento in cui non so neanche io che cosa devo fare di preciso. Quindi quando riesco, quando voglia,
anche con un pochino di sforzo, tipo oggi, perché non avrei assolutamente voglia di filmare, però un pochino di sforzo ce lo metto, perché comunque so che alcuni di voi, ci tenevano a vedere i video, quindi lo faccio volentieri di sforzarmi un pochino. Quando è così, magari qualche contenuto riesco anche a portarlo. Volevo farvi vedere un po' il disastro che è stato qua, perché in cascina non vengo da settimane, e giustamente quello che interessa adesso è andare avanti con i lavori all'interno, quindi tutto ciò che è l'orto, eccetera, è andato un po' a ramengo. Però vabbè, non è un problema. Più che altro i pomodori si sono un po' ammalati, quindi adesso li ho spruzzato ancora all'equiseto, speriamo che funzioni. Sono cresciuti a sproposito, sempre per il fatto che ho sbagliato a non togliere le femminelle così come dovevo fare all'inizio, però vabbè, ormai insomma siamo in addirittura d'arrivo per pomodori, zucchine, eccetera. Quindi quello che vorrei fare più che altro è, non oggi perché oggi ho da lavorare dentro, poi vi farò vedere perché domani viene finalmente il piastrellista, però sicuramente quando poi avrò un attimo di tempo, non so quando, perché davvero questa settimana forse sarà l'ultima in cui avrò un pochino più di tempo, poi chi lo sa cosa succederà. Dovrei mettere a posto qua dietro, adesso vi faccio vedere perché dove dovrei mettere quello che vorrei coltivare per l'autunno-inverno, e dovrei mettere a posto di là dove abbiamo le zucchine e le zucche, perché è diventato sostanzialmente una sorta di bosco. E niente, adesso vi faccio vedere un po' qui come la situazione, poi entriamo dentro e vi faccio vedere quello che devo fare oggi. Allora, il basilico, vabbè, sono diventate praticamente piante, perché sono giganti. Queste sono quelle più esposte al sole, infatti sono un po' più gialle rispetto a queste qui. Le fragole hanno fatto un boom pazzesco, sono cresciute tantissimo e c'è anche una fragolina là che poi andrò a raccogliere. Questi sono i pomodori, quelli da insalata, i San Marzano e il pomodorone, quello grosso da insalata. Vedete che anche questi qua stanno proprio buttando fuori più che in altezza, in larghezza, e ci sono su tanti pomodori, ma vedo che fanno tanta fatica a diventare rossi, e poi appunto si è ammalata la pianta, quindi adesso vediamo se con l'equiseto insomma riesce a bloccare un attimino la malattia. E idem questi, che erano i datterini, che comunque stanno dando tantissimi pomodori, li stiamo mangiando e sono anche buoni, però come vedete, si sono attaccate la malattia una all'altra, perché appunto io ho sbagliato e non sono neanche legabili ormai, talmente è grande la pianta che casca giù da tutte le parti. Quindi questo è un po' l'errore che ho fatto, e prima o poi, cioè, l'anno prossimo vedrò di stare attenta a non fare più lo stesso errore. Qua sotto c'era la ruta e la camomilla, però vabbè, boh, non lo so, la ruta ci ha lasciato pure lei, la lavanda è l'unica che sta sopravvivendo, e basta. E questo qua è il pezzo di terra, quello che vabbè ormai conoscete perché c'erano le patate, che è da pulire per i futuri ortaggi da autunno-inverno. Adesso andiamo dentro, poi vi farò vedere dopo zucche e zucchine. Adesso andiamo dentro perché devo lavorare. Il compito stamattina è, oltre a pulire tutte le varie bavette, eccetera, intorno alle finestre di tutti e tre i piani, dovrò anche aspirare appunto tutte le finestre, tutti i bordi di tutte le stanze di tutti e tre i piani, aspirare tutto il pavimento dappertutto, aspirare dentro qui, aspirare dentro le cassette del bagno, eccetera, per tutti e tre i piani, perché il piastrellista non deve avere polvere per terra nei vari buchetti lì delle fughe, eccetera. Quindi questo è il mio lavoro di oggi.
Buongiorno, allora, sono passati 4 giorni da quando ho filmato l'ultima parte di video che avete visto e mi sono resa conto che non ho fatto una chiusura di quel video. Perciò ho detto, vabbè, almeno salutare. Già sti video sono un disastro ultimamente. Se poi neanche saluto come faccio di solito, ho detto proprio, cioè, uno schifo. Quindi niente, quello che avete visto è stata la preparazione per l'arrivo del piastrellista. In realtà non vi ho fatto vedere praticamente niente di tutto quello che ho fatto, perché arrivati a pranzo avevo finito due stanze più una stanza, il corridoio e un bagno, e Rafa praticamente mi ha detto che così il lavoro non andava bene. Quindi dalla 1:40 fino alle 7, ininterrottamente, senza mai fermarmi, ho rifatto tutte le stanze che avevo già fatto e poi tutte le scale, tutte le stanze, tutti i corridoi per tutti e tre i piani. Sono arrivata a casa che trascinavo le gambe, non ce la facevo più, ho avuto male alle gambe, al sedere, per essere stata in ginocchio tutto il giorno per ancora oggi, che è venerdì, da martedì. Quindi è stata una giornata dura e non avevo proprio in mente di accendere il telefono per filmare. Quindi in realtà avete visto poco. Non vedo l'ora di portarvi e farvi vedere perché il piastrellista sta lavorando a manetta e vedere il pavimento è una bella emozione e in un periodo di cui magari, appunto, come vi ho già detto nelle clip precedenti, magari più avanti vi parlerò, motivo per il quale i video sono saltuari e tutto quanto, provare una bella emozione non è una cosa da poco. E quindi niente, bando alle chiacchiere, chiudiamo questo video, spero di piano piano tornare a essere un pochino più presente. Vi racconterò poi i cambiamenti e tutte le motivazioni che mi hanno portato a essere pe meno presente su YouTube. E niente, come al solito lo sapete, io vi auguro di essere felici e vi mando un mega abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!